Ben trovati, è mercoledì 14 di marzo, salutiamo subito Saro Visicaro, ciao! Ciao Palmira, ciao a tutti. Ci addentriamo dentro questa nuova puntata di Oltre la Notizia, forse sai che hanno trovato il Buddace, il pesce quello Palla. palla, non c'entra niente col Buddace, Sì, potrebbe essere. perché resta misterioso questo pesce Buddace, quello che ingoia tutto, però forse Esatto. non è quello che hanno trovato in questi giorni Ma nelle acque di quello che hanno Messina. trovato prima hanno detto che era un pesce pericolosissimo. Adesso sembra che non lo sia più. È che in realtà Wikipedia, che poi è stata insomma convincollata nei vari comunicati, spiegava che questo diciamo veleno proveniva non dal pesce, ma dal fegato del pesce, dall'interiore insomma del pesce. Quindi forse è Quindi stato. si era tanto e tanto incazzato che gli si era ingrassato il fegato. Cioè, come ci Giustamente. ridurremo tutti noi, insomma? Tanti pesce palla. Giustamente, diciamo nelle acque dello stretto di Messina anche i pesci a un certo punto si Gli gonfiano. girano le Senti, a proposito di mare, parliamo un po' di cose belle, parliamo di crociere, parliamo anche del fatto che in questo momento la nostra Messina è ben rappresentata a Miami da Vai una. pure tu a Miami? No, io no, io resto qui a fare Oltre la Notizia, però c'è una delegazione di rappresentanti istituzionali, da cui ovviamente anche il presidente della provincia Nanni Ricevuto. Non poteva mancare. È il ruolo istituzionale, Saro. Certo, Buzanca pure. No, no, Buzanca è qui. Non sappiamo ovviamente che cosa stia facendo. Di certo non si sta occupando di andare a Palazzo Zanca a vedere un po' quello che succede, perché oggi ancora lì si trova Raffaele Fornaro. Tra l'altro, guarda, apriamo una piccola parentesi. Ieri voleva rimanere la notte a protestare. Sono riusciti a, diciamo, a fargli digerire il fatto che se lui fosse rimasto, la città avrebbe sofferto per la mancanza di una pattuglia dei vigili urbani che avrebbero dovuto rimanere a Palazzo Zanca. Quindi lui, per un gesto distensivo, ha deciso di andarsene a casa e stamattina è tornato nuovamente lì. Però credo che stasera si dovranno inventare qualche altra cosa, altrimenti lui resterà, insomma, a manifestare. Tra l'altro è iniziato anche lo sciopero della fame, quindi per quello che Spero sappiamo. che lui non immagini che andando ogni giorno al comune lo pagheranno perché non lo pagano. No, Con purtroppo questa no. presenza quotidiana. Comunque, no, perché insomma, che qualcuno si accorga della sua presenza, perché sembra invisibile, almeno per chi tutti i giorni è lì. Comunque, Fa parte dell'arredo ormai, sì, dopo 2 giorni. stavamo dicendo che invece a Miami parlano di cose più divertenti, più insomma sfiziose, perché sta per arrivare una nuova stagione crocieristica e noi stiamo presentando a Miami un nuovo punto di appoggio per le navi. Saremo una tappa, una delle più importanti nel panorama crocieristico mondiale, caro Saro. Noi, cioè loro, andranno a Miami a presentare la. Sono Cioè, già lì. ah, no, no, Sì, questo non l'avevo capito, sono già lì. Ma sono io già ieri l'ho lì. vista ricevuto, come stanotte è Ma forse partito. sarà partito stanotte, non lo Io ieri so. l'ho incrociato, diciamo, mentre Forse c'è entrava. solo una delegazione della provincia e lui è rimasto qui. Ma allora, perché ieri era sicuramente in città, l'ho visto dalle parti della provincia. Il bello è che, come dire, se non ricordo male, forse è ancora guasto, quel terminal che avrebbe dovuto imbarcare sugli aliscafi i pendolari. Cioè, in questa città abbiamo un terminal che dopo, che ne so, un po' di mareggiata si è disintegrato e ci sono stati 2 o 3 mesi per sistemarlo. Mentre per presentare un altro terminal quasi uguale, stanno andando A a Miami. Miami. Comunque lo presenteranno domani, esattamente. Tutto questo perché siamo l'ottavo approdo nazionale con circa 186, come dire, puntate annue di navi che sbarcano. Poi magari noi non gli offriamo nulla a coloro i quali vengono, però facciamo per la felicità dell'autorità portuale che incassa soldi dall'arrivo di queste navi. E mentre la città non incassa sostanzialmente nulla. Insomma, se vogliamo parlare di dati, lo scalo si conferma al momento, anche per il 2012, primo porto crociere dell'isola con 186 approdi previsti. Quello che Quindi, dicevo io. io Cioè, volevo no, il sottolineare. primo dell'isola all'ottavo a livello nazionale. Certo. Dico, ottavo non è che chissà che cosa siamo, però
Perché dico, non è che l'Italia abbia chissà quanti approdi importanti. Dico, le città che hanno l'approdo, Napoli, Trieste, Genova, dico, quindi dire, per arrivare all'ottavo non so quanti altri approdi ci saranno, Ravenna, Civitavecchia, insomma, saremo Tra l'altro, alle. ormai il crocierismo è diventato un modo di fare vacanza anche spendendo poco, perché con il tutto incluso, poi insomma, i prezzi ormai stanno diventando sempre più bassi. Tanto che Certamente. si potrebbe anche decidere, non so, magari di stare tutto l'anno in crociera. Ma poi ora, dopo le vicende di Costa Crociere, credo che i prezzi saranno abbassati, avranno altre offerte, perché dico, le persone non è che siano tanto invogliate a farsi un giro come dico, che possa in qualche modo compromettere la loro incolumità. Saro, io in realtà ti stavo lanciando un assist per una battuta di cui abbiamo discusso prima a telecamere spente, che volevo un po' condividere con chi ci sta ascoltando, perché noi ci siamo resi conto che oggi si parlava di svariati milioni da destinare in determinate situazioni, tra cui Casa Serena, perché Esatto. servirebbero 5 milioni per ristrutturare questa casa d'accoglienza di anziani. Giustamente si ritiene di dover investire in un luogo dove comunque arrivano degli anziani con la pensione minima che quindi non potrebbero sostenere le spese di una casa privata. Però qui ci sono i pro, i ma. Certamente, dico, la considerazione che noi facevamo era questa: Casa Serena ospita 100 anziani, è gestita sostanzialmente da una cooperativa che ha in convenzione con il comune, Ormai da parecchi ormai da anni. parecchi anni, che questo costo per il comune è abbastanza alto, adesso non mi ricordo bene la cifra, ma dico è molto alto. E ora il comune dovrà spendere per poter mettere a norma questa struttura 5 milioni. Sarebbero 10 miliardi per chi, come dire, come me non è Per in chi viaggia grado, ancora in lire. per chi non è come me esattamente la quantificazione la rende più impregnante se lo portiamo in lire, quindi 10 miliardi delle vecchie lire. Allora abbiamo fatto questa considerazione, tra questi 5 milioni o 10 miliardi più il costo della convenzione che annualmente il comune dà alla cooperativa, probabilmente questi vecchietti li potrebbero mandare in crociera 365 giorni l'anno e probabilmente il comune di Messina risparmierebbe pure qualche lira E o loro sicuro qualche si euro e divertirebbero di loro più. si Va divertirebbero sicuramente di più. bene, Saro. Senti, io Oggi volevo. era, no, 5 milioni, oggi è la giornata dei 5 milioni perché c'è l'altra notizia che l'università dovrà Dovrà dare pagare, alla sì. ditta Grassetto, quindi parliamo di preistoria, 15 anni per aspettare, insomma, una che è uno sentenza. contenzioso con la ditta che ha fatto alcuni padiglioni, ditta che poi è stata coinvolta da Tangentopoli, eccetera, eccetera, i padiglioni del Policlinico Universitario e che adesso ha fatto, come dire, causa al comune, scusate, All'università. all'università, e l'università dovrebbe restituire queste somme. Quindi voglio dire, c'è due botte dai 5 milioni. Va bene, dico, noi volevamo anche aggiungere che oggi sul Giornale di Sicilia era stata pubblicata un articolo riguardante un'inchiesta sulla formazione, sull'affare, formazione Ahimè. professionale, che vede coinvolti gli indagati diversi assessori al ramo, ovviamente quello attuale, Mario Centorrino, e anche precedenti, tra cui l'altro messinese, Santi Formica, quindi vedremo anche un po' gli sviluppi di questa inchiesta. Si parla insomma di fatture gonfiate, le solite spese che spesso vengono appunto gonfiate per avere dei rimborsi che non toccherebbero. Vedremo. Dico, lungi da me la partigianeria, però credo che Centorino non abbia neanche avuto, volendo il tempo da quando è assessore alla formazione, dico, chissà, avrà fatto degli errori, eccetera, ma No, vabbè, ma qua diciamo che parliamo di altro. un'inchiesta è dovuto, è un atto Esatto, dovuto quello esattamente. Ma con la dell'indagato. formazione noi sappiamo bene che ci sono stati, la storia della formazione in Sicilia è una storia molto sporca. Quindi è una formazione che è una delle voci più negative del bilancio regionale. Adesso sembra che, avendo tagliato alcuni corsi di formazione, vogliono in qualche modo rimettere in riga. Poi la formazione, come tutti sanno, non risolve nessuno dei problemi riguardo il lavoro, perché non è un approccio a coloro i quali partecipano ai corsi per poter accedere al mondo del lavoro. La formazione fino adesso è stata che cosa?
la possibilità per alcuni docenti, soprattutto in ambiti ben precisi che sono quelli sindacali, di poter avere un lavoro. Questo è stato, quindi tutte e tre le organizzazioni CGL, CISL e UIL, attraverso la formazione, come dire, integravano i loro bilanci. Questo è stato. Certo, c'è qualcuno... non solo sindacali, perché ci sono poi anche enti di formazione, certo, ci sono enti, che sono appannaggio anche di assessori. Certamente, Formiga è un certo Briguglio, che adesso è uno delle, come dire, delle persone più influenti nella politica cittadina, se non nazionale, c'è, cioè, il gruppo che si è staccato da Nania e quindi ha seguito Fini, e Briguglio è stato anche lui a suo tempo, quando è stato assessore, coinvolto in una vicenda molto pesante di formazione professionale. Quindi voglio dire, la storia è vecchia e la formazione ha fatto molti piaceri ma anche molte vittime. Bene, noi chiudiamo ricordando un appuntamento che vedrà, pensa, tutti insieme il Fronte No Ponte, Dalia, Genovese, a chiedere, insomma... Non so nulla di questo, lo so. Ogni tanto la dico una notizia anch'io. Il sabato prossimo, nel Salone degli Specchi di Palazzo De Leoni, ci sarà un incontro per parlare dello stretto oltre il ponte, per fare delle osservazioni sul progetto definitivo e per chiedere sostanzialmente la chiusura della stretto di Messina S.p.A. Quindi diciamo che questo incontro è particolare, perché comunque organizzato dall'Università anche di Reggio Calabria, ci sarà tutto il Fronte No Ponte, un Guido Signorino, Anna Giordano, eccetera, e poi a questa tavola rotonda per discutere proprio della chiusura della stretto S.p.A. ci saranno, insomma, i due leader dell'UDC e del PD, Genovese e Dalia, che ultimamente, insomma, negli ultimi mesi sono proprio stati... Ah, che sono quelli che dovrebbero, come dire, agevolare la chiusura della stessa. Ah, adesso ho capito, adesso ho capito. Allora è sicura la cosa. Cioè, finalmente i No Ponte hanno trovato degli interlocutori. Perfettamente, mi immagino tutto. Va bene, io non so cosa si stia immaginando Saro Visicaro, forse ce lo dirà domani. Prove di campagna elettorale. A domani. A domani.